Nella lezione precedente abbiamo visto le prime due coniugazioni attive, la prima e la seconda, laudo laudas, moneo mones. Oggi ci occuperemo delle altre due, la terza e la quarta, e saremo in parte agevolati da quanto abbiamo già visto nella lezione di prima. Questo ci compenserà delle difficoltà tutt'altro che indifferenti che incontreremo a proposito della terza coniugazione, la quale presenta delle caratteristiche innovative che debbono essere affrontate con attenzione. Cominciamo intanto a vedere il paradigma di un verbo che abbiamo preso per campione: lego legis, legi, lectum, leggere. Come vedete, qui ci troviamo di fronte a delle novità piuttosto rilevanti. Cominciamo dall'infinito: leggere. In amo, amas, amare, moneo, mones, monere, la vocale caratterizzante della coniugazione era abbastanza evidente. Quella che trovavamo alla seconda persona dell'indicativo presente era anche la vocale della penultima sillaba dell'infinito. Qui noi abbiamo lego, legis, leggere. Dunque, quell'infinito con la e dissente dalla vocale che troviamo all'indicativo presente, dov'è lego, legis. Dunque, nella flessione dell'indicativo abbiamo la presenza di una i, nell'infinito abbiamo la presenza di una e. Questo ci consente di distinguere nettamente da monere il caso della flessione leggere. Finiscono in ere tutte e due, ma non solo la differenza è nella quantità della penultima sillaba, per cui la E di monere è lunga, e infatti accentiamo su quella penultima, la E di leggere è breve, e infatti non accentiamo sulla penultima, ma accentiamo sulla terzultima, c'è per di più questa differenza tra l'identità della vocale di mones e monere e la differenza della vocale di legis e leggere. A parte questa evidente distinzione che risulta tra la seconda e la terza coniugazione, un'altra novità troviamo nel perfetto, legi. Quando abbiamo visto il perfetto della prima e della seconda, tra amavi, laudavi, e delevi, monui, abbiamo riscontrato delle piccole differenze ma anche delle sostanziali affinità. Addirittura tra laudavi e delevi c'è una identità totale una volta stabilito che la vocale della prima è la A, la vocale della seconda è la E. Con monui abbiamo una differenza in quanto la vocale non c'è, ma la parte finale ui o vi è praticamente identica perché, come abbiamo detto già in una delle primissime lezioni, la distinzione che l'italiano fa tra la U e la V non c'è in latino perché quelle due sono originariamente un unico segno, un'unica lettera dell'alfabeto che poi si è distinta in una vocale U e una consonante V. Dunque, monui e laudavi si somigliano molto di più di quanto sembri a prima vista. In realtà tutte e due finiscono con le ultime due lettere, UI o se preferite VI, nel senso che U e V sono un'unica sola lettera. Qui troviamo invece leggi, e leggi non presenta quella terminazione V oppure UI che abbiamo trovato nei due casi della prima e della seconda. Troviamo dunque un modo di formazione del perfetto che differisce da quelli che abbiamo incontrato fin qui. E capire come si forma il perfetto di un verbo è certamente una cosa di una certa importanza, perché nella traduzione di un passo latino noi ci troviamo di fronte a forme che derivano direttamente dal perfetto, e se non riusciamo a ricostruire qual è l'indicativo presente da cui deriva quel perfetto, non siamo in condizioni di trovare poi sul vocabolario, sul dizionario, la parola che ci interessa. Nel caso di amavi, se io non so che il suffisso vi serve a formare un perfetto, posso non riuscire a cercare sotto amo,
la forma amavi. Qui, se io di fronte a legi non so che alcune volte il perfetto in realtà non differisce, almeno apparentemente, dalla forma che compare per il presente dell'indicativo, posso avere delle difficoltà a ricostruire il presente in lego e quindi cercare lego. Ci troviamo in questo caso di fronte a un perfetto che ha un tema praticamente identico a quello dell'indicativo presente, con un'unica differenza che consiste nella quantità della vocale radicale. La vocale E della sillaba le di lego è infatti breve, la vocale E della sillaba le di legi è una vocale lunga, ma dal momento che si tratta di una penultima sillaba, anche dal punto di vista dell'accentazione questo non conta assolutamente. Lego e legi, per noi che non abbiamo più il senso della quantità nella pronuncia delle vocali, sembra la stessa parola. Nei perfetti della terza è frequente trovare delle forme assai differenziate l'una dall'altra. Qui già abbiamo una forma in cui il perfetto si costruisce con una tecnica nuova. Se prendiamo un verbo del tipo dico, abbiamo dico dicis, dixi, dictum dicere. Dunque in quel caso quella forma xi corrisponde al tema del presente dic, seguito da una terminazione per il perfetto fatto dalla lettera S seguita dalla desinenza del perfetto I. Quindi nella terza troviamo forme di perfetto che hanno alla loro origine diversi suffissi o diverse modalità di composizione del perfetto medesimo. Ancora, quando leggiamo il supino di lego, legis, legi, lectum, ci accorgiamo che tra la parte terminale tum, tipica di tutti quanti i supini, amatum, monitum e così via, e il tema leg, non c'è nessuna vocale, e l'assenza di questa vocale tra leg e tum ha provocato anche un cambiamento nella consonante, perché dinanzi alla lettera T la G di lego è diventata C. Dal momento che in latino, come in italiano, è praticamente impossibile dire legtum, non esistono parole che hanno G seguita da T, quella G è dovuta diventare una C, lectum, per motivi di pronuncia, per motivi fonetici. Queste novità, che sono tipiche della terza coniugazione, ci vedranno impegnati nel seguire le varie forme che nella terza differiscono da quanto abbiamo visto finora. Cominciamo a esaminare, come sempre, l'indicativo nei tempi che derivano dal presente e quindi dal tema leg. Il presente ha lego, legis, legit, legimus, legitis, legunt. Dunque, sembra una flessione in cui la vocale caratterizzante sia la I, come amo amas alla A, moneo mones alla E. Ma attenzione, ricordiamoci che l'infinito è leggere e dunque c'è una contraddizione fra questa I dell'infinito presente e la E, scusate, questa I dell'indicativo presente e la E dell'infinito presente. Il fatto che la vocale caratteristica dell'indicativo presente sia la I faceva sì che gli antichi preferissero collocare nell'ambito della I anziché della E questa terza coniugazione, e siccome noi abbiamo alla prima persona plurale legimus, quindi con una I breve, alla seconda persona plurale legitis e quindi con una I breve, venivano considerate come forme di una coniugazione con la I breve, I correcta, come si dice in latino. Dunque, leg più desinenze dei tempi presenti, dei tempi principali, unite da una I, tranne il caso della prima persona singolare, lego, che corrisponde ad amo, come abbiamo visto per la prima, e la terza plurale, legunt, dove c'è una forma in U, sul tipo di sunt a proposito del verbo sum. Quando passiamo all'imperfetto,
Il tema leg viene unito a quello che abbiamo individuato come suffisso tipico dell'imperfetto da una vocale e. Quindi rientriamo in una tipologia che somiglia di più alla seconda, con la e di monebam, che qui è legebam, legebas, legebat, legebamus, legebatis, legebat. Quindi in questo caso sembra essere di nuovo la e la vocale dominante all'interno della flessione. Perciò attenzione a questa possibilità di confusione tra un predominio della i indicativo presente, una presenza della e infinito indicativo imperfetto. Le cose si complicano ancora di più quando andiamo a esaminare il futuro. Vi ricorderete che il futuro della prima e della seconda si costruivano in maniera abbastanza simile all'imperfetto, per cui dopo la radice, dopo il tema, veniva aggiunto un suffisso con la B. Am, a, bo, amabbo. Mon, e, bo, monebbo. Nella terza, il suffisso bo non esiste più al futuro e il futuro ha una forma di desinenze che si collegano al tema attraverso vocali a, e. Dunque, da lego abbiamo il futuro legam e poi invece con la e leges, leget, legemus, legetis, legent. Vi dicevo nella lezione scorsa della possibilità di sovrapposizioni tra congiuntivo e futuro. Non voglio approfondire i problemi che sono connessi a questa sovrapposizione, in che modo il futuro è anche un congiuntivo di una speranza, lottativo, che riguarda il futuro e così via. Togliamo da mezzo questo discorso che ci complicherebbe soltanto la comprensione di un problema che può essere colto invece anche con una più banale memorizzazione delle forme, limitiamoci a osservare che in questo caso, nel futuro di lego, noi troviamo delle desinenze che nella prima e nella seconda avevamo trovato per il congiuntivo presente. La prima persona del futuro, legam, ha quella desinenza am che noi troviamo in moneo al congiuntivo presente, moneam. La desinenza am di moneo compare nel futuro semplice della terza, legam. Le altre forme, leges, leget, legemus, legetis, legent, con quelle forme caratterizzate dalla vocale e, coincidono con le desinenze del congiuntivo presente della prima, che faceva laudem, laudes, laudet, laudemus, laudetis, laudent. Dunque vedete che una forma di terminazione del congiuntivo nella prima e nella seconda, per la terza, finisce col diventare forma di terminazione del futuro semplice. Quindi, quando noi ci troviamo per un verbo di terza coniugazione di fronte al futuro, non avremo le forme in bo, bis e così via, avremo queste forme che corrispondono per analogia ai congiuntivi di prima e di seconda. Più semplice è, per fortuna, il discorso per i tempi che derivano dal perfetto. Infatti, per quanto riguarda i tempi che derivano dal perfetto, una volta apprese le desinenze di questi tempi e una volta individuato il tema del perfetto, non avremo complicazioni di sorta, in quanto il perfetto leggi avrà una normale flessione, legisti, legit, legimus, legistis, legerunt o leggere, con le medesime desinenze che abbiamo già trovato in amavi, amavisti, amavit, amavimus, amavistis, amaverunt, in monui, monuisti, monuit, monuimus, monuistis, monuerunt. E lo stesso avviene per il più che perfetto, dove al tema del perfetto, legge, si aggiunge il solito blocco suffisso più desinenza, eram, eras, erat e così via. Per il futuro anteriore, ancora una volta, al tema legge aggiungeremo il suffisso più desinenza, ero, eris, erit, e verificheremo come ancora una volta questa forma finisca col coincidere, tranne che per la prima persona, con il perfetto del congiuntivo. Ma passiamo ora al congiuntivo.
Ricordate che il futuro, nel caso della terza coniugazione, si formava in am, es, et, emus, etis, ent. Dunque, al tema del presente, leg, andavano aggiunte queste particolari vocali e desinenze. Nel congiuntivo presente, noi abbiamo una assoluta identità della prima persona singolare. Legam può essere sia futuro anteriore sia congiuntivo presente. Si differenziano invece tutte le altre forme, perché al futuro avremo le forme in es, et, emus, etis, ent, al presente avremo le forme in as, at, amus, atis, ant. Quindi congiuntivo presente, legam, legas, legat, legamus, legatis, legant. L'imperfetto, anche per la terza, per fortuna, l'imperfetto risponde a quella regola elementare, anche se non proprio esattissima, che dice prendiamo l'infinito e all'infinito presente aggiungiamo le desinenze. Se noi abbiamo legere come infinito del verbo, vogliamo formare l'imperfetto congiuntivo, avremo legerem, legeres, legeret, legeremus, legeretis, legerent. Anche qui abbiamo una forma di futuro indicata più a fini di sintassi che di morfologia, e questa forma di futuro viene costruita sulla base del participio futuro, lo vedremo più avanti, ma sappiamo già da amo e da moneo che questo participio futuro si forma sul tema del supino. Se il supino è lectum, avremo lecturus, lectura, lecturum, sim o essem, e al plurale lecturi, lecture, lectura, simus o essemus. Vediamo ora i tempi del passato del congiuntivo, cioè quelli che si formano dal tema del perfetto legi. Dicevamo, identità del congiuntivo perfetto rispetto al futuro anteriore, tranne che per la prima persona, legerim al posto di legero. Per il resto non c'è alcuna distinzione rispetto a quel tempo dell'indicativo. Per il più che perfetto, la costruzione di questo tempo è identica a quella che abbiamo verificato per la prima e seconda coniugazione. Dunque, ancora una volta, il tema del perfetto leg con l'aggiunta del suffisso issem, che per la parte isse coincide con il suffisso dell'infinito perfetto e per il resto è costituito dalle solite desinenze personali di prima, seconda e terza, singolare e plurale. Dunque, congiuntivo perfetto e congiuntivo più che perfetto non ci creano particolari complicazioni dal momento che la loro costruzione è identica a quella che abbiamo trovato per la prima e per la seconda. Vediamo ora l'imperativo presente. L'imperativo presente è molto interessante perché troviamo all'interno dell'imperativo quella alternanza di vocali che è caratteristica di questa coniugazione. La seconda persona singolare ci dà lege, la seconda persona plurale ci dà legite. Dunque, in quella che viene chiamata la forma del puro tema, la seconda persona singolare, la vocale che trovate dopo il tema leg è la e. Quella stessa e che compare all'infinito legere. Nella seconda persona plurale, invece, legite, la vocale che trovate dopo leg è la i. La stessa I che compare nella seconda persona dell'indicativo presente, legis. Dunque, l'alternanza legis-legere compare in due persone dello stesso modo e tempo, l'imperativo presente, le uniche due persone di questo modo e tempo, legge-legite. C'è poi l'imperativo futuro rarissimo, legito-legito, legitote-legunto. Dico rarissimo nel senso che, come sempre, compare prevalentemente in testi assai antichi, in testi arcaici, per lo più di carattere giuridico e per lo più conservati da iscrizioni antiche piuttosto che da una tradizione manoscritta di codici. Passiamo ora alle cosiddette forme nominali. Per le forme nominali, al solito, l'infinito lo troviamo in paradigma ed è legere. Dal tema leg di legere si forma quell'infinito perfetto legisse, tema del leg, anche tema del perfetto, come vedete nel paradigma. Questo leg aggiunge isse, che è
il medesimo suffisso che troviamo nel più che perfetto congiuntivo, come ricorderete, legissem, legisses, legisset. L'infinito futuro, come il futuro del congiuntivo, è di tipo perifrastico e è costituito da questo participio lecturus, lectura, lecturum, al caso accusativo, dunque lecturum, lecturam, lecturum, seguito dall'infinito del verbo sum. Vediamo ora il participio. Il participio presente è analogo a quello che troviamo nella seconda. Se da moneo abbiamo monens, anche da lego abbiamo legens, con la differenza che la e di legens è tutta nella seconda parte, per così dire, della parola, perché si aggiunge come suffisso ens al tema leg. Nel caso di monens c'è la e che viene inserita come vocale tematica. Del participio futuro, lecturus, lectura, lecturum, abbiamo già detto. Vediamo ora quella declinazione dell'infinito che è costituita dal gerundio. Il nominativo e l'accusativo diretto, l'accusativo del complemento oggetto, coincidono con la forma dell'infinito, legere. Ma se questo infinito deve essere declinato, nella declinazione nominale, con un genitivo, un dativo, un accusativo obliquo, ad, per e così via, la forma sarà legendi, legendo, legendum, leggendo, come l'italiano, leggendo, naturalmente. Il supino, che è la forma che compare anche in paradigma, è lectum, dove la G, entrata in contatto con la T, si è dovuta trasformare in una C. Questa dunque è la flessione della terza coniugazione esaminata in uno dei verbi più frequenti, tutto sommato più semplici. Per quanto riguarda la parte desinenziale, cioè la parte relativa alla formazione dei tempi, i problemi non sono particolarmente diversi anche per verbi più lunghi o più complicati. Ci sono invece dei problemi per quanto riguarda la composizione del perfetto, che in alcuni casi segue dei percorsi completamente differenti. Ci sono poi dei casi di verbi a sé, dei verbi atipici, dei verbi anomali, sia sotto forma di verbi irregolari che hanno all'interno della flessione tutta una serie di anomalie individuali, per così dire, sia per una categoria particolare di verbi, i cosiddetti verbi in io della terza, i quali si trovano a metà strada fra la terza coniugazione e la quarta. Ma di questi verbi che si trovano a metà strada fra la terza e la quarta parleremo in un'altra occasione. Parliamo invece adesso della quarta e ultima coniugazione attiva con cui si completano le cosiddette coniugazioni regolari. A modello di questa coniugazione prendiamo uno dei verbi di quarta abbastanza frequenti che hanno dato un risultato anche in italiano, il verbo audio, audis, audivi, auditum, audire. Qui torniamo in quella che potremmo chiamare una piena regolarità. Questo verbo ha dato in italiano l'esito di udire e qui mi si potrebbe dire, ma come, non avevamo detto poco fa, la lezione scorsa proprio, che il dittongo au in italiano diventa o, laudo, lodare. Beh, in qualche caso la cosa avviene con assoluta regolarità, in qualche caso la regolarità è un po' minore, perché è vero che udire c'ha la u, ma quando facciamo l'indicativo presente diciamo io odo, non io udo, e quindi quando diciamo io odo, vedete, tu odi, egli ode e così via, vedete che quel dittongo au appunto dà origine a una o nell'italiano. Ma esaminiamo questo paradigma. Dopo audio e audis, dunque una indicazione di vocale i come vocale caratterizzante della coniugazione, abbiamo un perfetto audivi, dove ritorna quella i e ritorna la forma vi, che abbiamo trovato in laudavi, che abbiamo trovato in delevi e in forma un po' più nascosta in monui.
abbiamo poi auditum e abbiamo audire. In questo caso noi troviamo sempre ricorrente dopo aud, tema di questo verbo, la i come vocale tematica caratterizzante della quarta coniugazione. La quarta coniugazione è la coniugazione in i, come la prima coniugazione è la coniugazione in a, la seconda coniugazione è la coniugazione in e. Esaminiamo adesso le forme del presente indicativo. Audio ha l'accento sulla terz'ultima perché la i di audio è breve. Studieremo una volta che questa quantità della i è conseguente a una particolare collocazione che la i ha lì nella frase. La seconda persona è audis, la terza persona è audit. Attenzione, quando arriviamo alla prima persona plurale, quella i è lunga e dunque bisogna leggere audimus. La seconda persona plurale ha la i lunga e dunque bisogna leggere auditis. La terza persona plurale ha audiunt. La i è breve perché, come nella prima persona singolare, è seguita da una vocale. Quel audimus, auditis, segna la differenza della quarta coniugazione rispetto alla terza. Nella terza noi avevamo legimus, legitis, dunque con la i breve, i correcta, avevamo detto. Qui noi abbiamo audimus, auditis, italiano udite, audimus, auditis con la i lunga, i producta, come dicevano i latini, che distinguevano appunto dalla quantità di queste lettere i della prima e seconda plurale dell'indicativo presente, la terza dalla quarta coniugazione. Dunque, una i come in legis, legit, legimus, legitis, ma una i di quantità differente. La presenza della i è fondamentale in tutta la flessione e la troviamo anche nell'imperfetto. Ricordate che da lego avevamo legebam, da audio invece abbiamo aud i ebam. Dunque quella i che si aggiunge ad aud ci dà un audi ebam, audi ebas. Sarebbe forse ancora più chiaro se scrivessimo aud trattino i trattino e trattino ba trattino m, ma diventerebbe una forma talmente lunga che forse è più facile leggere così. Ma se volete l'insieme delle parti che hanno costituito questo imperfetto, abbiamo dopo aud la i vocale tematica della quarta, una e che indica la connessione tra il tema e il suffisso, ba suffisso tipico dell'imperfetto e m desinenza. Per il resto la flessione è la solita delle coniugazioni dell'imperfetto. Il futuro, ricordate la terza, legam, leges, leget. Qui abbiamo le medesime desinenze aggiunte dopo la i. Audi am, audi es, audi et. Audiam, audies, audiet, audiemus, audietis, audient sono le forme del futuro indicativo costruite con le desinenze identiche alla terza, cioè con le desinenze che nella prima e nella seconda caratterizzano piuttosto il congiuntivo presente. Rimaniamo nell'indicativo per esaminare i tempi che si formano dal perfetto. Come sempre sono più facili e non ci creano particolari complicazioni, perché rispetto al perfetto audivi che trovate nel paradigma, la flessione è assolutamente identica alla prima, alla seconda e alla terza, audivi, audivisti, audivit, audivimus, audivistis, audiverunt o audivere. E a quel audiv basta aggiungere i due suffissi eram, eras, erat o ero, eris, erit per avere gli altri due tempi derivati dal tema del perfetto nell'indicativo. Audiveram, il più che perfetto, audivero, il futuro anteriore. E come sempre questo futuro anteriore coinciderà per 5 forme su 6 con il perfetto del congiuntivo. Vediamolo questo congiuntivo. Al presente abbiamo audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. Dunque una coincidenza
praticamente quasi totale nella prima persona, praticamente totale nella prima persona, tra il presente del congiuntivo e il futuro dell'indicativo, così come legam aveva una totale coincidenza tra la forma del futuro indicativo e la forma del congiuntivo presente. Dopo quella prima persona la differenziazione è evidente, perché al futuro avete audies, audiet, qui avete audias, audiat, tipologia di congiuntivo presente che corrisponde a una delle possibili forme del futuro. Congiuntivo imperfetto, ormai abbiamo imparato qual è la regola, prendiamo l'infinito audire e aggiungiamoci le desinenze audire, maudires, audiret e così via. Abbiamo anche imparato che quel futuro del congiuntivo che troviamo indicato per memoria in realtà non è una vera e propria forma morfologicamente appartenente al congiuntivo, ma una forma perifrastica costruita con il participio futuro auditurus, tema del supino auditum, quindi audit, urus, uraurum, più le forme del congiuntivo di sum. Tempi derivati dal tema del perfetto: audivi, erim, eris, erit ci darà il perfetto, coincidenza col futuro anteriore tranne che alla prima persona, e al più che perfetto issem, isses, isset, che vedremo come sempre coincidere con l'infinito perfetto con l'aggiunta delle desinenze. Veniamo all'imperativo che al solito ci riproduce il tema. La seconda persona dell'imperativo audi ci mostra come la i sia la vocale determinante, dominante all'interno della coniugazione, e a differenza del divario che esiste tra seconda singolare e seconda plurale nella terza, qui la i è dominante sia al singolare sia al plurale. Audi, audite, contro legi, legite. Attenzione anche alla quantità: lege, legite, ha alla seconda persona plurale la i breve, perché l'accento cade sulla terz'ultima, mentre qui audite, udite, udite in italiano, audite ha la i lunga. È lo stesso fenomeno che abbiamo trovato al presente indicativo legitis, auditis, legimus, audimus. Per il futuro, rarissimo come sempre, audito, audito, auditote, audiunto. Passiamo ora alle forme nominali. Nelle forme nominali abbiamo un presente dell'infinito, indicato nel paradigma, derivato dal tema dell'indicativo presente, audi, e dunque audire. Abbiamo un perfetto dell'infinito che, come sempre, si forma sul tema del perfetto, audivi, e dunque con il suffisso isse, audivisse, coincidenza col più che perfetto del congiuntivo audivissem, audivisses, audivisset. Abbiamo poi un futuro dell'infinito analogo al futuro del congiuntivo, perché perifrastico, analitico, costruito da un participio futuro al caso accusativo, singolare auditurum, 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 plurale audituros, audituras, auditura, più infinito del verbo sum nella forma esse. Il participio, ricordiamo, legens, legentis, il participio in questo caso è costruito con aud più la i, che è la vocale tipica di questa coniugazione, e il medesimo suffisso ens, entis. Allo stesso modo di legens, legentis, anche audiens, audientis costituisce un aggettivo della seconda classe, cioè di quelli che si declinano secondo la terza coniugazione. Participio futuro auditurus, che abbiamo già incontrato nell'infinito e nel congiuntivo futuro, deriva dal tema del supino auditum, con il suffisso urus, ura, urum. Vediamo infine anche in questo caso il gerundio. Il gerundio, declinazione dell'infinito audire, avrà le forme aud, i, endi, aud, i, endo, aud, i, endum, aud, i, endo. E il supino, che compare in paradigma, sarà auditum. Come nelle altre lezioni, possiamo concludere anche questa
con l'esame di una breve frase latina in cui attentamente valuteremo quali siano le forme verbali. Ormai i verbi regolari e i composti di sum li abbiamo visti, dunque dovremmo essere in grado di capire senza particolari problemi la frase che ora potete vedere nella schermata. Edui se suaque defendere non possunt, et legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium. Qui abbiamo qualche caratteristica di sintassi che probabilmente vi creerà dei problemi, anche se avete cominciato a studiare, indipendentemente da queste lezioni, sul manuale, così come vi ho consigliato nella prima lezione, dal momento che è necessario uno studio domestico che affianchi le registrazioni. Troverete in particolare quel supino rogatum che dal punto di vista sintattico costituisce una proposizione non frequentissima ma tipica della lingua latina, cioè una costruzione della proposizione finale costruita non attraverso una forma esplicita ma attraverso una forma nominale. Quando ci arriveremo chiariremo un po' meglio la cosa. Vediamo la traduzione. Gli edui non possono, non possunt, defendere se stessi e le loro cose, se suaque, e inviano, mittunt, a Cesare, ad Cesarem, ambasciatori, legatos, per chiedere aiuto, allo scopo di chiedere aiuto, al fine di chiedere aiuto. Rogatum è questo verbo che indica il chiedere, e auxilium è l'aiuto. Vediamo un problema di pronunzia e poi esamineremo le singole forme verbali. Vi ho letto edui se suaque perché qui il que è una enclitica e, come vi abbiamo detto, le enclitiche, nel momento in cui si aggiungono a una parola, spostano l'accento all'ultima sillaba che precede l'enclitica stessa. Dunque, in questo caso, trattandosi di un sua con l'aggiunto di un'enclitica, io non dovrò valutare la quantità della A. In realtà quella A è breve e se io seguissi la normale regola dell'accento dovrei pronunziare suaque, perché essendo la A breve, la penultima, l'accento dovrebbe risalire sulla terzultima. Ma in questo caso io non ho la normale regola dell'accento, bensì l'altra regola che costringe ad abbassare l'accento in presenza di una enclitica. Defendere è un infinito presente di un verbo della terza coniugazione. Defendo, defendis, defendere. In questo caso non abbiamo problemi di formazione e la costruzione è assolutamente regolare. Non possunt, per quanto riguarda possunt, ricordate la lezione sui composti del verbo sum e il modo con cui possum a volte trasforma la T della prima componente pot in una S che viene influenzata dalla iniziale della forma del verbo sum. Sunt, terza persona plurale dell'indicativo presente, ha influito sulla ultima consonante del prefisso e l'ha trasformata in S. Dunque possunt, terza persona del verbo possum, indicativo presente. Mittunt è una terza persona plurale dell'indicativo presente anch'esso di un altro verbo della terza. Mitto, mittis, misi, missum, mittere. E qui è molto interessante la formazione del perfetto e del supino, dal momento che da mitt, che è il tema come leg per lego, avrete un perfetto misi perché dinanzi a quella S le T cadono. Misi deriva da un mitt, sì, e entrambe le T dinanzi alla S del
perfetto, analoga a quella di Dixi, provoca appunto questa caduta e la forma Misi. Il supino invece ha Missum, perché vi ricorderete che il supino ha un tum nella desinenza, e allora in questo caso si è avuto un incontro di consonanti che ha provocato una doppia S, Misi, Missum. Rogatum, lo trovate in paradigma, è il supino del verbo di prima coniugazione, rogo, rogas, rogavi, rogatum, rogare. Se vogliamo, in questa frase c'è anche un'altra forma verbale, ed è legatos, in quanto legatus può essere considerato un participio perfetto, ma il participio perfetto è una forma passiva e dunque non ne abbiamo ancora parlato. Con questo chiudiamo l'esame delle coniugazioni attive cosiddette regolari, le quattro coniugazioni in A, in E del tipo E-I, la terza, e in I lunga, la quarta. Arrivederci.